Mangiare correttamente, fare attività fisica, non fumare e curare l'igiene orale sono condizioni fondamentali per uno stile di vita sano a cui vanno educati bambini e famiglie. È con questo obiettivo che l'ASL Napoli 1 insieme al Comune, la Lega Tumori e l'Associazione Dentisti promuove il progetto Quadrifoglio nelle scuole di Napoli, Capri e Anacapri. Migliaia di studenti hanno partecipato ad itinerari didattici specifici distinti per grado e presentato questa mattina al Parco Mascagna del Vomero i loro lavori in esposizione all'interno e all'esterno del parco, manifesti, opuscoli e manufatti sulle buone abitudini per un corretto stile di vita. Il 19° anno che facciamo questo progetto, che coinvolge tutte le scuole elementari, medie e superiori. Quest'anno hanno partecipato 11.000 studenti, qui ce ne sono solo 1.600, sono pure tanti, ed è un progetto che impegna molto gli insegnanti, perché gli insegnanti svolgono loro le attività didattiche sull'educazione alla salute con i ragazzi, e abbiamo visto che chi fa il progetto rispetto a chi non lo fa migliorano molti comportamenti, per cui si riducono i bambini che non fanno colazione la mattina, si riduce il consumo di merendine e si riduce anche un poco il consumo di salumi che appunto sono troppo grassi.